Benvenuti ad una nuova puntata di GCN Italia. Oggi vi parleremo di 5 abilità essenziali che ogni ciclista deve avere. Andiamo! Cosa stai facendo? No, salire in bicicletta, prima cosa. Gamba dietro, si scavalca, sulla canna, con calma, si aggancia al pedale, si va. Via! Stare a ruota. Stare a ruota nella maniera corretta è importante al fine di risparmiare energie ma anche ai fini della sicurezza. Sì, pensate a quando siete davvero stanchi e dovete tornare a casa, stare in scia a un vostro amico potrebbe veramente migliorare la situazione. Potrebbe ridurre anche del 30% il vostro sforzo. Mi raccomando, stare a ruota vuol dire stare dietro, non troppo a sinistra o troppo a destra. Se state troppo verso il centro della strada potrebbe essere pericoloso perché le macchine in sorpasso vi farebbero davvero il filo. Se state troppo all'interno, invece, se dovessimo trovare un ostacolo lungo la carreggiata, non potremo evitarlo. Quindi cerchiamo di trovare il giusto compromesso per stare a ruota. Non troppo lontano, non troppo esterno e non troppo interno. È una cosa che si impara un po' alla volta, magari iniziate un pochino più lontane, man mano che prendete confidenza vi avvicinate al vostro compagno davanti. Cosa importante da tenere conto è non guardare continuamente la ruota di quello che ci precede. Dobbiamo cercare di creare una distanza guardando la sua schiena e guardando davanti a lui. Guardando oltre, perché almeno potete vedere se c'è un ostacolo, se c'è uno stop, insomma, se guardate solo la sua ruota, quando lui frena ormai è troppo tardi. Pedalare fuori sella. Se vogliamo sgranchirci le gambe durante un lungo giro in bici, oppure semplicemente vogliamo aumentare violentemente la velocità facendo uno sprint magari con Peppino il salumiere che è uscito in bici con noi, alzarsi sui pedali è veramente, veramente importante. Mi raccomando, va fatto nel modo giusto. Partiamo dalle mani, si possono tenere o sulle leve dei freni, così si può cambiare il rapporto o frenare se serve. Si possono mettere sotto per avere più forza, magari quando vogliamo sprintare. Sprint. Mi raccomando, non fate sta cosa perché... Questo non si può vedere. L'ho già detto nell'episodio della salita, questo non dovete così farlo. No, così no. Esercitatevi a casa, quando siete da soli, e imparerete piano piano a coordinarvi nel modo giusto. Mi raccomando, è la bici che si deve muovere, il corpo rimane fermo, quindi quando spingete con la gamba destra dovete tirare col braccio destro, giusto? Sì, deve venire naturale. Ehi, Giorgio, facciamo una volata, dai. Via, 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 dai, dai! Curvare è un'abilità molto semplice, ma in realtà anche molto semplice sbagliarla. Prima cosa da ricordare, quando si affronta una curva bisogna alzare il piede all'interno e tenere basso il piede all'esterno. In questo modo si evita di toccare l'asfalto quando si piega. Alan l'ha fatto correttamente. Pedalare affiancati. Se usciamo in compagnia è logico che vorremmo parlare con il nostro compagno d'avventura, però ci sono alcuni tratti di strada in cui è permesso pedalare in coppia, però bisogna farlo nella maniera corretta. Esatto, bisogna stare vicini, cercare di occupare meno strada possibile e non avere paura se ci si tocca un po' dentro così. Non bisogna essere rigidi perché sennò si rischia che al minimo contatto ci si spaventa e poi si rischia anche di cadere. Se pedaliamo troppo distanti uno dall'altro, poi non lamentiamoci se le macchine ci suonano e si arrabbiano gli automobilisti. Si quindi bello affiancato così. Giorgione, vai a vedere vicini, come si fa. Quasi a toccarsi. Se vi toccate non succede niente, non irrigiditevi. Deve stare a toccare. Non potreste succede niente. Imparare questa cosa magari con un vostro amico in una strada chiusa al traffico, vi mettete insieme, piano piano vi avvicinate e vedete che anche toccandosi non succede niente, non c'è problema. Deve stare rilassati e pensare a pedalare sereni. Guardare dietro. In bicicletta non è come in macchina e in moto che ci sono gli specchietti. Per guardare dietro e capire cosa succede bisogna girarsi. Alcuni quando si girano tendono anche ad andare dall'altra parte con la bici. Sì, sì, sì. E questo bisogna tenere sulla mente. Dobbiamo cercare di andare sempre dritti e farsi aiutare magari da quello che abbiamo anche di fianco togliendo la mano al manubrio così. Esatto. Togliere la mano al manubrio è un'altra cosa che bisogna saper fare. Insomma, sembra scontata ma è molto importante per bere, per mangiare. E anche per guardare dietro, perché sia che sia da solo con un compagno diventa molto più facile. Tra l'altro, Giorgio, non te ne approfittare adesso perché per spiegare si appoggia. Stavo dicendo che tra l'altro facendo così, salita. Se dovessi frenare,
Sì. Io da girato sento che il mio compagno rallenta, quindi mi giro subito e posso frenare anch'io. Quindi utile e sicuro. Non attaccatevi troppo però. Anche questa puntata volge al termine. Mi raccomando, se volete vedere altri episodi sulle abilità essenziali del ciclista, fatecelo sapere nei commenti. Speriamo che questo video vi sia piaciuto e che soprattutto vi sia stato utile se avete appena iniziato ad andare in bicicletta. Mettete un bel like, condividetelo con i vostri amici e se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale. Arrivederci alla prossima. Ciao.